È un relitto dell'aereo. Mi fa piacere. Ah! Porca zozza! Dai! Ben ritornati! Dove sono le mie cuffie? Chi vi è tornato a vedere? Fiero lì che guarda verso il cielo. Ma è lui, è naturalmente lui, il pompiere Franklin, che paura non ne ha, perché oggi non ne deve avere. Oggi c'è bisogno di essere belli coraggiosi, perché mentre salgo nella mia Frankmobile, qui ho Lion Cars, vi porto in spiaggia, perché oggi andremo alla caccia del megalodonte su GTA. Voci mi suggeriscono che dovrebbe essere presente, è appena stato inserito segretamente, il megalodonte, il pesce cane, lo squalo più grande mai esistito. Dovrebbe essere lungo quanto due o tre autobus, uno in fila all'altro, una bestia enorme. E il nostro obiettivo oggi è andarlo a scovare nel profondo dell'oceano e cacciarlo. Sì, lo dobbiamo cacciare, ragazzi. Dove mi sto imbucando? Tieni, Franklin! Ma che fai? Vai nella strada sbagliata! Non c'è tempo da perdere, brother! Perché abbiamo da cercare questo pesciolone oggi, eh? Finché non lo troviamo non possiamo andare a dormire! Tu lo so e sei uno che gli piace fare la pennichella, eh? Tra un giro e l'altro, pompierone mio! Ma oggi non c'è storia! Tagliamo per campi, eh? Così! Siamo già arrivati, ragazzi miei, mi sono segnato un punto dove secondo me potrebbe partire bene la nostra ricerca. Sì, ma non mi dire che devo mollare la macchina. Non esiste, io non posso mollare la macchina. La Frankmobile non può essere mollata. Ribaltamento tattico incredibile. Va benino, ma non benissimo. Porca zozza, Franklin, ma cosa facciamo? Non possiamo fermarci perché... Però devi metterci energia, Franklin. Non puoi fermarti davanti a un paraurti di una macchina. Eh? Già che hai dovuto lasciare la Frankmobile. Signore, è una questione di massima... Scusi lei, è una questione di massima emergenza. Scusi se balbetto, ma c'è un pesce popo grande in mezzo al mare e io devo prenderlo. Buongiorno, grazie. Passo da qua perché vede, scusi se gliel'ho abbozzata un attimo, ma devo andare proprio a manettone perché... Che sei importante? Sì, però è colpa tua perché ti sei messo in mezzo. È colpa tua, io ho una missione di massima importanza. Se poi quel pesce si mangia le persone, di chi pensi che daranno la colpa? A te? Che sei lì investito come un menga? No! Diranno che è colpa di Frank. Scusi! Scusi! Ho detto scusi! Devo passare! Si sposti, no? C'è un'emergenza! C'è un pesce! Ma sapete quanto sono due o tre autobus? Uno di fila all'altro! Ma è una lunga... scappano tutti, ma scappate dalla parte sbagliata! Non dovete andare lì! C'è il pesce! C'è il pesce! Sta arrivando anche la polizia. Meno male che sta arrivando la polizia. Due o tre auto. Ma sarò codice trucco. Oh no, sono un cheater. Porca zozza. Ma il single player si può fare. Porca miseria. Allora andiamo, no? Se no dove me le metto le macchine? Me le salvo nei cheat, poi le rimetto. È normale. La Frankmobile, ragazzi, non è che te la danno con le uova di Pasqua, eh. Cioè, è una roba dura, eh. Non è che la trovi dentro le carte di collezione la Ionic, dentro Horda, eh. Ma guarda che ce l'ho proprio qui, il mio nuovo gioco di carte. Qui ci sta bene di dirvelo, prima di morire con lo squalo, ma che no. E guardate, ve ne apro anche un pacchetto insieme a voi. Queste voi le trovate solo sul... Era al contrario. Solo sul sito lionvgf.it. Potete comprare Horda, potete spacchettarla, ci sono anche il doppio mazzo se volete già giocare, ma io vi consiglio di comprarvi i pacchetti, perché dentro trovate delle figate, guardate qua. Keycard livello 5. Staffa demoniaca. Guarda lo sguardo pietrificante di Anna. L'Alfa Yeti, ce lo ricordiamo tutti. Il Ferrus War Knight. La runa di protezione. E le nostre rare pozioni di teletrasporto. Minotauro del tramonto. Queste due sono le rare. E drago di ghiaccio. Mi ingrifano. Sono troppo belle, ragazzi. www.lionvgf.it. Spacchettate con me. Portano bene queste carte. Poi potete giocarci. Poi potete collezionarle. Le ho tutte create io. Sono tutte mie ideazioni queste carte. Quindi non potete perdervele. Ma noi siamo arrivati sul posto, eh. Cosa state facendo qui voi? Cosa state facendo? Non si può... No, non si può stare perché è pericoloso. C'è uno squalo. Ma lei cosa fa? Ma è uno scemo. Li ho ammazzati io, perché altrimenti sarebbero andati a fare il bagno. Dovete scappare di qua, il pericolo è là. No, non andate verso il mare! C'è lo squalo! Vabbè, fate come vi pare, basta, io ci ho provato ad aiutarvi. Vedete quelle distese enormi di onde altissime? In mezzo, potremmo già vederlo da qui se siamo fortunati, eh. Ma è enorme, si annida lui. Dov'è il...
il guardofono. Eccolo, aspettate che magari lo vediamo da qui, sarebbe bellissimo. Allora, telesco, $1, va bene. Voglio pagare $1 per usare il telescopio per guardare le onde. Magari lo becchiamo, Può zoomare? Sì. Vedete qualcosa? Io no, ma probabilmente è normale perché sai, in quanto pesce cane, a parte che è molto a largo, dobbiamo andarlo a cercare abbastanza a largo, ma soprattutto si anniderà nell'abisso, no? Cioè, suppongo, non sono esperto di pesce cani effettivamente, ma sono esperto di GTA però, abbastanza esperto. Quindi sono abbastanza convinto delle mie possibilità. E poi c'è Franklin, che lui paura non ne ha. Sì, però non ti devi tuffare così, sei stupido. Metti che c'è, era proprio qui. Con le sue fauci aperte ci prendevamo un infartello tutti quanti, Questo è il gommone, l'Ionico, ragazzi, modello 9000 per persone ricche e facoltose. Perché voi direte, non è un gommone. Non è un gommone, questo qui è gonfio con le scorregge dei neonati. Cioè, sapete quanto sono rare le scorregge dei neonati? Molto, cioè, ce ne vuole tanto per gonfiare un gommone intero. Qua, questo qua che me l'ha venduto mi ha detto, guardi, le abbiamo raccattate, pagate un sacco di soldi perché questo gommone è unico al mondo. Se lo volete costa 500.000 euro perché è unico al mondo. Forse non avete capito, ve lo ripeto, unico al mondo. Oh, dove sto squa... Mie che paura, ho visto sto penuncolo nell'acqua, pensavo che era quello dello squalo. Non lo è, dobbiamo andare un po' a largo. Ho tre posti dove possiamo trovare lo squalo, ragazzi. Non so in quale dei tre lo troveremo. Il primo posto è semplicemente a largo qui, nella costa, dal molo, ok, di Los Santos. Poi il secondo posto invece, ragazzi miei, è dentro l'Alamo Sea. Perché giustamente voi sapete che lì è un mare morto. Però potrebbe esserci nascosto questo mostro, questo megalodonte. Potrebbero averlo messo lì. Il terzo posto invece è a largo del laboratorio Humane. Sapete che il laboratorio è qui. Hanno degli scarichi, noi li abbiamo esplorati bene nella serie dei misteri di GTA. Che tra l'altro vi inviterei a scrivermi nei commenti un commento se volete che io provi a riportarvi i misteri di GTA, perché molti magari non li conoscono tutti e io ne sono esperto, number one. Potrebbe essere al largo della costa qui, perché qui buttavano in acqua materiale radioattivo che magari ha mutato uno degli squali, lo ha trasformato in quel gigante del megalodonte. Partiamo quindi col primo, in ognuno di questi posti noi ci immergeremo col sottomarino, però prima ci dobbiamo arrivare. Se vi state chiedendo dov'è il sottomarino, è lì che servivano i cheat, perché altrimenti dove me lo mettevo? Nelle chiappe di Franklin? Gliel'ho chiesto, ha detto che non ci stava. Secondo me ci stava, però lui forse non voleva, non collaborava, ma si è arrugginito anche lui, passato tanto tempo da quando facevamo i misteri e le cose qui in single player, io e lui, Franklin il pompiere, quindi adesso ha bisogno di un attimo di riprendersi. Ma secondo me, che dite? Siamo abbastanza a largo? Secondo me sì, mi sembra abbastanza a largo. Io proverei da qua, anche perché se andiamo troppo poi dopo ci uccide, sapete come funziona, no? Quindi adesso, giusto qualche altro metro per essere sicuri. Le onde sono belle grandi, mi sembra proprio oceano pieno qui, Mi fermerei, ok, mi fermerei. A questo punto, ragazzi, discendiamo dall'aggeggio. Vabbè, va bene, lui ha scelto, in teoria, la bombola. Quindi va bene, scendiamo così. A me va bene, scendiamo così. Meraviglioso, Franklins! Bravo, adesso ti devi immergere. Ma non tanto, Quella è la nostra barca, credo, di là. Guardiamoci bene intorno, ci sono un po' di pesci, Al momento niente. Vedete, noi per trovarlo dobbiamo stare dove stanno gli altri squali, perché lui sta in mezzo agli altri squali, capito? Quindi finché non vediamo altri squali vuol dire che non siamo giusti, ok? Dobbiamo prima trovare gli altri squali. Lo so, è un viaggio. Beh, voi calatevi nel viaggio, capito? Perché in fondo in queste cose l'importante è il viaggio, non la meta, capito? Perché una volta raggiungi la meta, vedi lo squalo, va bene, bello, ok, fighissimo. Però il bello è proprio arrivare fino a quel punto. A questo punto io vorrei trovare il fondale, però. Ma quanto sono andato avanti? Perché poi mi muore, il zibibbo. Se gli scendo troppo sotto, gli mi muore. Io sto nuotando in un oceano di brodo azzurro. Sta diventando viola il brodo. Vedo nulla. Beh, il soffitto del mare. Che gergo marittimo. Il soffitto del mare è piuttosto lontano. Non vedo sagome pescifere all'orizzonte, però, Bella per voi, dal basso del fondale siamo in un altro posto, meno profondo. Perché secondo me lì eravamo troppo lontani dalla costa e non c'era nulla. Invece qui, secondo me, siamo al posto giusto, vedete? Siamo dove dobbiamo stare. Perché siamo abbastanza vicini da vedere il fondale. Abbiamo il mezzo, non siamo più a piedi come dei bagonghi. Quindi vediamo bene tutto. Se abbiamo anche le torce davanti, così se viene lo squalo lo possiamo pure illuminare. Lo confondiamo con la nostra luce.
Io ho il mio controller fidatissimo, che così sono manovrabile al 100%. Però al momento non vedo nulla lo stesso. Ma a me quello che mi preoccupa non è di non vedere il megalodonte, perché quello ero preparato ad attendere, eh. Ero pronto a fare diverse ricerche, a spostarmi e tutto. Quello che mi preoccupa è di non vedere neanche gli altri pesci. N1, N1. Che cos'è? Questi mi sembrano delfini però, eh. Sì. Non vanno bene. Ci vogliono gli squali. Se non troviamo gli squali siamo nel posto sbagliato, ragazzi. Però, aspetta un attimo. Piano. Andiamo piano. Sono delfini quelli. Sì, sono delfini. Gli squali forse razzolano di più sotto, in fondo, o più a largo. Possiamo provare? Io provo tutto, eh. Proviamo anche ad andare più a largo ancora di più. Però prima diamo uno sguardo approfonditi, eh. Occhi puntati, ragazzi, all'orizzonte. Dovete aiutarmi, perché esserci c'è. Ma se noi non lo troviamo, restiamo qui le ore, eh. Me ne importa proprio. Bisogna trovarlo, il fratello del mare. Perché è talmente grande, ragazzi, che sarebbe... Vi immaginate che soddisfazione? Che video meraviglioso. Anche solo scorgerlo da lontano, eh. Perché poi magari ad arrivarci vicino a lui può essere anche che non ci si riesce, eh. Perché immaginate quanto deve andare veloce per essere così grande, no? Però mi basterebbe scorgerlo, vederlo, capire che esiste, no? Fatemi dire la verità, ragazzi, mi sto cagando addosso. Perché fa un certo effetto, eh. Siamo alla ricerca di un mostro marino. È una roba pesante, non è per tutti, eh. Bisogna essere molto coraggiosi. Allora, a questo punto siamo in altissimo oceano. Siamo proprio lontani, un botto lontani dalla costa. Qui ho visto che c'era qualche pesciolino, eh. Però non ho visto ancora nemmeno l'ombra di uno squalo. E questa cosa mi preoccupa un po'. Perché figura... Madonna che mi sembrava. Mi sono cagato addosso. Mi dovete portare un paio di mutande pulite. Perché mi sono, vi giuro, mi sono cagato. Cioè, non letteralmente. Mi sono cagato addosso. Però mi sono proprio cagato. Perché ho visto un'ombra. Ma non credo fosse nulla. Penso che fosse la mia immaginazione fervida. Però... Madonna, mi è sembrato. Continuiamo a esplorare, ragazzi. Tenete gli occhi aperti per me, scusate se mi contorco un po', ma cerco di guardare ogni angolo dello schermo. Lo dobbiamo trovare, eh. Oh, non esiste, so che c'è. Ve lo ripeto, so che c'è. Lo dobbiamo trovare, per forza. Più in profondità, oh, finché non troviamo gli squali. Se noi troviamo gli squali normali, sappiamo almeno che siamo nel posto giusto. Poi continuiamo a cercare lì, capito? Però, al momento, non stiamo trovando nemmeno a loro. Va ad andare più in superficie. Magari così sotto non ci stanno. Oh, in fondo vanno a caccia gli squali, no? Credo. Si smergeranno. Magari gli vediamo la pinna. Se è così grande, la pinna dovrebbe stagliare all'orizzonte, no? Dovrebbe vedersi. Anche da molto lontano. Quella del megalodonte, dico, eh. Quella dei pesci cani normali, no. Però qui almeno ci sono dei pesci. Piccolini, inutili, ma ci sono. È già un passo avanti. Prima non c'era nulla. Vedete qualcosa? Vi sembra di vedere qualche ombra nel fondale? Il fondale non lo vediamo, però. Ma che? Manco un pesce cane piccolo. Manco il modello base abbiamo trovato. No, sempre lo stesso pesce inutile. Non te voglio a te, voglio i pesci cani. Io voglio quelli belli larghi. Più grassi possibile li voglio. Niente, nemmeno qua. Ragazzi, a questo punto secondo me dobbiamo puntare alla seconda posizione. Perché qui mi sembra palese che... E non ce n'è, ma non c'è nemmeno lui, quello normale. È sus questa cosa. Siamo lontani, eh. Potrebbe essere più vicino ancora. Potrebbe essere che i pesci cani... Ma magari proviamo un'altra zona, perché qua magari non ci vanno. Perché qua ci sono i bagnanti, no? Magari non sono affamati di persone, non ci vanno. Proviamo ad andare qua. Quali non ce n'è. Però ci sono le orche. Dite che è un buon segno? Secondo me sì, perché voglio dire, sono grosse pure loro, eh. Sono anche molto vicine alla costa. Mi aspettavo di dover andare chissà dove. E invece ho visto qualcosa. Ho visto qua. Oh! Cos'è? Un relitto? Che cos'è quell'ombra? Eh? Mi sto eccitando. Che no, sono alghe. Porca zozza, mi ero tutto gasato. Ho detto l'abbiamo trovato. Invece non avevamo trovato un bel nulla. Non avevamo. Ah, la speranza è l'ultima a morire. Qua ci chiamiamo Franklin, che il pompiere paura non ne ha. Ma per mica un motivo solo. Perché noi non abbiamo paura, ma non abbiamo neanche la fine della speranza. Siamo speranti, sempre. Fino all'ultimo. Dove devo cercare però? Non ne ho idea. Io potrei immergermi di brutto, ma se questo poi sta sopra, diciamo, diamo una spizzata fuori.
per vedere se per caso spunta una pinna. E sotto sotto? Proviamo sotto sotto, perché se è così grande non può stare troppo in superficie, avrà bisogno di spazio per respirare. Proviamo a trovare il fondale magari, no? Ecco, vedete? Sì, sì, così. È una buona idea. Troviamo il fondale, stiamo puntando verso il basso. Ci sono accese anche le luci, perché qui c'è buio, eh? Intravedo qualcosa nel sotto, mi sembra. Non credo sia lo squalo, però... Che è sta roba? È una specie di strapiombo. Qua va giù a parapendio, eh? A parapendio! Che buio che è! Ma così buio così io non lo vedo nemmeno se c'è, Non mi chiedete come ci sono finito qua sopra, ok? Allora, io non faccio domande a voi, voi non fate domande a me. Specialmente su quei compiti che non fate, Vabbè. Comunque vada, abbiamo un problema. Però mi sono spostato. Abbiamo capito. Lì nella costa, orientale? No. Settentrionale? Occidentale? Della città non c'è. Allora mi sono spostato qui sul lago di Alamo, sì. Secondo me qui potrebbe essere il posto giusto. Però abbiamo un problema, bisogna far smuovere questo coso, perché altrimenti non ci muoviamo più. Però mi spiace perché ve l'ho detto, è gonfiato a regola d'arte, a modino, però. E dai. Dai però, per favore, perché cioè, dobbiamo collaborare, fratello. Se non collaboriamo qua, tra di noi almeno io e te, gommone. Dai. 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 Devo usare una bomba. Io non vorrei usare una bomba, perché non vorrei poi che... Lo scasso. Va bene, devo usare una bomba tattica. Allora, la metto lontano. Troppo lontano. Un po' più vicino. Ancora troppo lontano. Un po' più vicino. Ancora troppo lontano. Un po' più vicino. Porca miseria, un po' più vicino. Oh, e però... Dove la devo mettere? Ti esplodi, Metto qua. È indistruttibile sto comune. Come mai? Bro, io non so più come... il mio gommone è duro. Su questo siamo tutti d'accordo. Di una durezza infinita. Però non si muove nemmeno. Ma neanche a cazzotti proprio. Neanche con le esplosioni si muove sta bestia. E... Vado a nuoto. Dai, vado a nuoto, vado a nuoto, vado a nuoto, vado a nuoto. In teoria dovrei avere anche la bombola, perché... Perché l'ho presa dal gommone. Non ce l'ho. Ma il pompiere paura non ne ha. Quindi lui cosa fa? Tira fuori un altro gommone. Naturale, questo qui gonfiato con le scorregge dei pony. Anche dei pony, quindi più meno costoso, perché i pony scorreggiano come dei diavoli, Però meno costoso. In teoria, tuffandoci in acqua, dovremmo anche avere a disposizione un paio di bombole, finalmente. Ok, allora, dall'orizzonte, non so voi, ma io non vedo la presenza di squali. Cerchiamo di fermare il gommone, così eventualmente riemergiamo e ci spostiamo. Però abbiamo la bombola, alleluia, Mi raccomando, Franklin. Franklin, mi raccomando, non deludere. Andiamo sotto? Dai, andiamo sotto. Non si vede nulla perché è sporco. Quel coltellino dubito che ti aiuterà se troviamo lo squalo, fratello, perché dovrebbe essere bello vasto. Inoltre, mi pare purtroppo di notare che te non è che hai tanta luce, Potevi portartela una torcia subacquea, bro, Qualcosa. Cos'è che c'è qua? Ah, vedi, un aereo. È un relitto dell'aereo. Mi fa piacere. Ah! Porca zozza! Taglio! Oh, che paura! Oh, mamma mia, l'abbiamo trovato! Oh mio Dio, quanto è grande! Porca zozza, che cinomo! Poi sto cagando addosso. Fammi andare dentro l'aereo. Fammi andare dentro l'aereo, che grande che è! È enorme! Fammelo riguardare. Porca miseria. Staziona, capito? Perché mi devo aver premuto qualche tasto strano. Mi si è aperta la registrazione interna di GTA. Perché i pesci enormi, fa tipo la balena, è un cetaceo enorme, no? È gigante. Non so se voglio avvicinarmi a lui, sinceramente non credo. Preferisco stare un po' indietro. Sto ghiglando un pochino, scusatemi, ma lo cercavamo da un casino, Poi, è andato via? No, Quindi è nel mare, è qui nell'Alamo Sì, non è nell'oceano di GT. Ello. Vabbè, finché io non mi avvicino troppo, non mi pare neanche che mi veda, Quanto è grosso! Ma voi vi rendete conto di quanto è grosso? Non so se è solo qui lui, Perché potrebbe anche essere anche in altri mari. Sicuramente noi nell'altro non l'abbiamo trovato. Probabilmente qui, essendo più piccolo, è più concentrata la situazione, quindi lo possiamo trovare più facilmente. Però a questo punto io voglio andare a cercare anche da altre parti. Anche perché questo mare, se vedete, è collegato, c'è il fiume.
Quindi quello che c'è qui può tranquillamente uscire ad andare nel resto del mare. Vabbè, ci dobbiamo avvicinare, dai ragazzi, cioè, lo sappiamo, lo sapete voi, lo so io. Sì, però io voglio un voglio il sottomarino, perché col sottomarino ci possiamo avvicinare e neanche ci può mordere. Ragazzi, il tempo di prendere il sottomarino è nell'Alamo, sì, lo squalo era scomparso. Mi ha seccato parecchio questa cosa, è stata colpa mia perché me lo sarei dovuto portare, ma ero quasi sicuro che lì invece non l'avremmo trovato. Allora ho seguito il mio istinto, ragazzi, da lì non l'ho ritrovato più, mi sono fatto un giro col sottomarino finalmente acquisito, ma non c'era. Allora, ma proprio il tempo, cioè sapete ragazzi che il sottomarino me lo citto, no? Me lo spawno, si può fare in single player, siamo. Però è bastato quell'attimo di aprire il menu, trovare il coso, mi sono girato e non c'era più. Sono venuto qui, nella parte est della mappa, perché secondo me sono anche tra l'altro vicino, come vi dicevo, alla fabbrica dove scaricano le acque sporche. Ora siamo un po' lontani dalla costa, però circa meno quasi dovrebbe essere la zona giusta. Secondo me dobbiamo non allontanarci oltre, perché mi è parso di capire che razzola i fondali bassi, pur essendo così grosso. Lo voglio vedere meglio, ragazzi. Anche perché lì c'era quell'acqua sporca dell'Alamo Sea e non si vedeva bene. Qui si vedrebbe di brutto meglio, perché l'acqua è più trasparente, più azzurra, si vede bene. Lo dobbiamo ritrovare ora che abbiamo la certezza che c'è. Perché io ce l'avevo già, io lo sapevo che c'era. Ma sono sicuro che voi all'inizio del video, ora magari vi metterò la clip dove lo troviamo all'inizio, perché se no so come fate voi. Pensate che io dico stupidaggini e magari non vi arrivate a guardare il video dove arriva lo squalo davvero. Quindi ve lo metterò all'inizio, altrimenti non mi crederete. Dite la verità o no, che a volte non vi fidate di me. Vabbè, vi posso perdonare, è sempre meglio essere diffidenti a volte, Però questa volta vi ho dimostrato che avevo ragione io. Sono spostato un po', perché ho pensato che prima noi l'abbiamo trovato vicino a un aereo. Quindi magari lui cosa fa? Mangia i corpi, no? Le cose che rimangono. Fa un po' da spazzino. Qui ci dovrebbe essere un'altra zona di relitti, qui intorno. Ce ne sono molte su GTA, io ormai le conosco tutte. Quindi in teoria un po' difficile orientarsi, Perché non si vede nulla. Ho sentito un rumore. Tipo un... Penso che gli squali facciano versi, Però magari è un segno. Ma stiamo scendendo forse troppo, invece. Perché se scendiamo troppo, raga, non si vede. A parte non si vede più nulla. Anche se dovessimo trovarlo, se andiamo troppo fondi, diventa troppo sporco il mare e non si vede nulla. Dobbiamo trovarlo in superficie. Però la zona di relitti dovrebbe essere... Dovrebbe essere qua, E in teoria ci siamo, mannaggia. Mannaggia, non vedo. Profondità critica. Ho capito. E non mi immergo più così, però non vedo nulla. Ma anche perché è troppo buio, No, qui non possiamo andare, ragazzi. Non si vede troppo, è proprio troppo buio. Potrebbe anche esserci, lui, tra un'onda e l'altra, ma se è così buio non lo vediamo. Non ti muovere! Ce l'abbiamo! Allora, non voglio muovermi troppo, perché questi tendono a despawnare immediatamente. Non riesco a tenerlo d'occhio. Quindi cerchiamo di rimanergli vicini il più possibile per poterlo... Maledetto, non te ne andare, Non te ne andare. Per poterlo guardare bene con la luce. Oh! Alleluia! Finalmente ce l'abbiamo, ragazzi! Sto controllando, vedo qua, perché si veda bene dal vostro schermo. Ragazzi, questa è la migliore inquadratura che riesco a darvi di lui. Quanto è grosso. Ditemi se è o non è. Non capisco perché non abbia... molta tendenza al movimento. Credo che se io scendessi dal supermergibile cercherebbe di attaccarmi. Però così non mi fa nulla. Ma quanto è grande. Guardate qua, in corrispettivo al mio coso, al mio sommergibile, che è grande. È più lungo di un'auto. Eppure lui è tipo tre volte tanto me. Guardate che pinna che ha, tutta mangiucchiata dagli scontri forse che ha fatto nel mare. E tutto il corpo, tutto pieno di cicatrici. Guardatelo. Si vede, non si vede benissimo, perché l'acqua è tipo un po' blurrata su GTA, lo sapete come fa, è un peccato. Se l'avessimo potuto vedere fuori dall'acqua sarebbe stata un'altra cosa, però va benissimo ragazzi, il nostro obiettivo era vederlo. E cazzarola, ci siamo riusciti, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo in questo momento. Posso anche provare a scendere dal sommergibile, ma ragazzi, secondo me ci è andata di lusso così. Abbiamo visto il megalodonte su GTA 5. Oh, basta, va bene così. Voglio ricordarmelo così, va bene così, me ne vado. Ragazzi miei, mi fermo.
mi fermo, abbiamo avuto quello che cercavamo. Siamo contenti, sto colosso l'abbiamo visto ed è spawnato, ma va bene così. Va benissimo così, ecco perché era raro da vedere, perché dopo un po' sparisce. Tipo easter egg forse, no? Fatemi sapere se volete vedere altre ricerche di miti, leggende, no? Nei commenti o con un pollice in su, così capisco che vi interessa questo genere di video. Per oggi vi ringrazio ancora, vi ricordo che sul sito livemgf.it ce n'è un altro. Trovate Horda, il mio nuovo gioco di carte, ci terrei tantissimo che voi lo compriate per spacchettarlo o per giocarci. C'abbiamo un altro megalodonte sotto. E per oggi ci salutiamo. Lion out!